Ransomware gang, ricordatevi questa parola, un termine che indica bande criminali spietate che operano nel cyberspazio. La guerra Russia-Ucraina è una guerra fisica, ma è anche una guerra cyber. Entriamo nei dettagli di questo conflitto grazie a Marco Lucchina, channel manager di Cynet. Si tratta di un tutti contro tutti, nel senso che dal punto di vista della cyber security non esiste uno schieramento ben concertato come può essere quello delle nazioni con delle alleanze chiare. Noi abbiamo chiaramente delle indicazioni rispetto a degli attori che fanno riferimento a degli enti governativi, prettamente questo succede in Asia, per cui si fa riferimento poi alla quelli che vengono chiamati Advanced Persistent Threat, che sono delle organizzazioni comunque di criminali, però con grandi capacità di attacco nel mondo cyber che fanno riferimento al territorio russo. Sono tanti, si tratta comunque delle organizzazioni che sappiamo sfruttare soprattutto la mancanza di reato penale rispetto all'attacco informatico di questi stati. Con quello che è successo negli ultimi giorni ovviamente l'informazione è esplosa di riferimento, no? Per cui il ransomware gang Conti si è schierato apertamente a favore della Russia, Anonymous si è schierato apertamente contro la Russia, ci sono diverse organizzazioni che sono russofone in termini linguistici ma fanno riferimento all'Ucraina e quindi non si capisce, si sono probabilmente spaccati molti gruppi, alcuni che fanno riferimento all'Ucraina, altri che fanno riferimento ai russi, quindi si sta combattendo una guerra sotterranea in cui i confini sono veramente difficili da stabilire. E se le sanzioni finanziarie messe in campo contro la Russia fossero del tutto inefficaci? Noi sappiamo che le ransomware gang ottengono una grande quantità di denaro sotto forma di Bitcoin. Gli Stati Uniti stanno bloccando i flussi finanziari verso la Russia, ma stanno bloccando i flussi finanziari in dollari, che è il sistema finanziario internazionale che controllano dal 44 in poi. Di conseguenza rimane però ancora un sistema finanziario che è in piedi, che è quello di tutti gli introiti del cybercrime, che non si sa esattamente quanto abbiano accumulato, ma che sicuramente sono in una valuta differente, che non è controllabile da nessuno. Per cui sul circuito Bitcoin noi non sappiamo i russi quante fondi abbiano effettivamente a disposizione. Per cui gran parte degli attacchi sta andando in questa direzione, tant'è vero che se avete notato sulla stampa americana sta cominciando a uscire l'informazione che oltre l'assalto verso i bancomat tradizionali in Russia si sta vedendo l'assalto verso i bancomat Bitcoin, per cui per prelevare altre tipologie di valuta trasformando quella della criptovaluta. Quello a cui stiamo assistendo oggi potrebbe essere definita come la prima cyberguerra mondiale. Di fatto tutti, a diverso titolo, tutte le nazioni sono coinvolte nell'ambito cyber, chi a difesa, chi in attacco. Ci sono tante organizzazioni di cui noi abbiamo sentito parlare che adesso si stanno manifestando in modo differente, quindi facendo delle azioni che sono differenti e che comunque sia riguardano tutti in modo indistinto, dal privato alla grande organizzazione governativa. Una guerra in cui siamo tutti obiettivi possibili e l'Italia ovviamente non è esclusa. I vari enti governativi che fanno la parte di allerta nei confronti delle aziende dicono una frase che è difficilmente intellegibile a non addetti ai lavori. Bisogna aumentare l'apporto di sicurezza, ossia attrezzarsi con monitoraggio 24x7, analisi dei log, analisi di tutte le anomalie, reset continui delle password, verifica delle attività degli utenti. Sono tutte, diciamo, delle technicality che però vogliono dire una cosa molto semplice: fare attenzione perché tutti sono obiettivo. Quando mi riferisco a tutti sono obiettivo, noi pensiamo ovviamente agli enti governativi, pensiamo al mondo finanziario, pensiamo magari ai produttori di armamenti o comunque che sono nell'industria tecnologica. In realtà c'è un altro passaggio che abbiamo visto chiaramente nei primi giorni dell'attacco all'Ucraina. Uno dei due importanti malware che i russi hanno creato appositamente per questo scopo, cosa faceva? Sfruttava una vulnerabilità di alcuni firewall, e di questi oggi sappiamo che ce ne sono 5.300 vulnerabili solo sul territorio italiano, e li hanno di fatto fatto diventare una botnet. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno preso il controllo di questi oggetti e li hanno utilizzati per fare degli attacchi contro sicuramente obiettivi ucraini. Tipicamente come funziona? Io ho il mio firewall e ho una larghezza di banda,
devo metterne tanti in modo tale che io apra delle sessioni di traffico verso il mio obiettivo fino a quando non saturo la sua banda. Una volta che ho saturato la sua banda, quell'obiettivo non è più in grado di comunicare con l'esterno. Si chiama attacco di distributed denial services. E oltre l'Ucraina ci sono degli obiettivi sensibili che sono stati colpiti di recente su Italia, Germania e Belgio. E l'Europa potrebbe essere l'obiettivo più ambizioso di questa guerra e le vulnerabilità potrebbero nascondersi dentro casa nostra. È molto invece ipotizzabile il fatto che un attacco verso tutto il territorio europeo possa, una volta trovato queste vulnerabilità, che vengono chiamate zero click, nel senso che tu non devi fare un errore, basta che hai la vulnerabilità e viene sfruttata, che possano invece fare un qualcosa di molto ampio come portata dell'attacco. Ci sono, diciamo, dei servizi che indicizzano le vulnerabilità ad uso e consumo di chi difende, così sa di essere all'interno dell'indicizzazione, ma anche di chi attacca, perché sa chi colpire, quindi facilmente è scaricabile tutta la serie gli indirizzi che poi l'indirizzo IP è l'indirizzo di casa di queste aziende dal punto di vista del mondo di internet, è facilmente scaricabile, si sa qual è e quindi si può programmare l'attacco in modo anche molto efficace e potenzialmente devastante. Profili social giallo-blu con i colori della bandiera dell'Ucraina, post a favore della pace, post contro Putin, post a sostegno del paese colpito. La generazione Z si espone, esprimere le idee in questa maniera potrebbe rappresentare un potenziale rischio? Sono troppi e troppo capillari, nel senso che chiaramente se tu dovessi uscire con una frase particolarmente fastidiosa, se solo tu emergi nel gruppo, allora io posso decidere di fare un attacco mirato. Quando sono così tanti è piuttosto difficile. È molto più probabile che la tipologia di attacco vada verso la piattaforma, quindi cercare di rubare un numero elevato di account di una determinata piattaforma social e di cambiare determinate informazioni. È molto più una questione di difesa di chi gestisce l'infrastruttura rispetto al singolo, anche se poi oggi le grandi piattaforme social, obbligando secondo fattore di autenticazione, hanno elevato tanto la famosa posture di sicurezza di cui parlavamo prima, quindi attacchi di questo tipo non sono così facili, a meno che non si lavori su social secondari, diciamo ancora nella loro fase di startup. Ed eccoli i ragazzi della generazione Z, ecco le loro cyber modalità per dire la loro sulla guerra. Non uso tanto i social per esprimere la mia opinione, dire quello che penso o dimostrare il sostegno all'Ucraina attraverso i social, però li sto usando molto di più come mezzo per informarmi, quindi seguendo molte pagine e anche dei personaggi suggeriti anche da influencer, quindi che possono aiutare anche a spiegare in modo più semplice a noi giovani quello che sta succedendo, e anche invece singoli personaggi che sono come giornalisti, che sono appunto informati in modo più approfondito proprio sulla questione della guerra. Non ho mai ripreso il simbolo o la bandiera dell'Ucraina mettendola sui social, però vedo che è una cosa molto utilizzata a volte anche tra i giovani. Non ho amici direttamente in Ucraina, però una mia compagna dell'elementare è in Moldavia e l'ho sentita recentemente per informarmi sulla situazione, in particolar modo i rifugiati che arrivano dall'Ucraina alla Moldavia, e utilizzo Instagram e WhatsApp proprio per stare più sul pezzo e capire non solo le questioni di guerra, ma anche quello che arriva e come si sentono anche le popolazioni che accolgono i rifugiati. Credo che il ruolo dei social durante questa guerra credo che sia maggiormente di informazione verso la gente che comunque cerca di informarsi, avere notizie riguardo questa guerra. Io in particolare non uso i social per esprimere la mia idea, ma più per informarmi, perché credo che per esprimere la mia idea preferisco farlo direttamente a voce con le persone. Giro tramite WhatsApp, anche Instagram, Facebook meno, Telegram no. In questo momento non ho social, quindi utilizzo altri mezzi per informarmi, come possono essere i giornali oppure guardo dei video magari su internet. Onestamente penso che i social possano aiutare a trasmettere dei messaggi, però al momento stesso potrebbero anche, come dire, far passare tutto anche un po' più alla leggera, perché le cose potrebbero vedersi solo per una determinata settimana e poi si potrebbe parlare completamente di altro. Spero che non sia
il caso. Penso che una persona che lo fa dovrebbe anche essere responsabile ed essere sicuro che se sta portando un messaggio sui social è perché ci crede davvero e non lo fa solo per migliorare la propria immagine. So di amici, diciamo, che non riescono a tenere i contatti, esatto, con queste persone, purtroppo. Utilizzo i social per informarmi su ciò che sta accadendo in Ucraina, per tenermi costantemente informata, anche perché trovo che Twitter piuttosto che Instagram, andando a cercare persone che ti mostrino realmente che cosa sta accadendo, sia veritiero. Non commento, non condivido, onestamente, tendo ad informarmi, a vedere dove effettivamente si può andare ad aiutare. Condivido tramite WhatsApp, sì, Telegram non lo utilizzo, quindi no. Utilizzo Twitter, in realtà l'ho scaricato appositamente per informarmi, per andare a vedere direttamente il presidente ucraino piuttosto che cosa va scrivendo, anche perché in realtà è molto più veloce e molto più dinamico rispetto agli altri social. Condivido tramite WhatsApp delle informazioni, però tendo e preferisco parlarne a voce. Utilizzo i social come mezzo di informazione, cioè preferisco lasciare ad altri che sicuramente sanno più di me la parte informativa. Quindi lascia che gli altri parlino, a me piace comunque seguire le vicende e documentarmi anche con pareri differenti. Non posto questo genere di cose. Se scrivi è importante che tu sappia, cioè non mi piace chi scrive se non sa, cioè è importante che chi scriva sappia le cose di cui sta parlando. Se scrivi e non sai ciò di cui stai parlando, non mi piace disinformazione.